E Cicciolina, Cicciolina bella, nel lontano anno 1986, Archivio Luce, parlava del porno fiorente, dei quattrini belli belli. Cicciolina, Cicciolina bella. E nel lontano anno 1986, vedete, sentiamo cosa diceva allora. Cinema italiani, a luce rossa, e a Napoli, primo giorno, la prima sera, hanno incassato 9 milioni nella sala cinematografica, quindi non credo proprio che sia in declino. Ah, capito? Capito? Peccato, peccato, peccato che Cicciolina bella in una Staller. Ora però si lamenta perché dice che deve vivere con soli 800 euro mensili. Beh, c'è un mio video di 6 giorni fa. Questo mio video di 6 giorni fa, io ve lo metto nel riassunto di questo video e vedrete che Cicciolina bella, Cicciolina bella, Cicciolina bella si lamenta perché deve vivere con soli 800 euro mensili. Dice che ha dovuto vendere pure il suo appartamentino a Roma, capito? Cicciolina, Cicciolina bella. Vedete, il tempo passa, il tempo passa, il tempo passa. Qua eravamo nel 1986 e Cicciolina bella era tutta felice e contenta. Ora siamo nel 2022 e sono passati tanti anni, ma Cicciolina bella piange perché dice che deve vivere con soli 800 euro mensili. È tutto documentato, cari amici, è tutto documentato. Ma allora dove sono finiti i soldi, Cicciolina bella? E dove sono finiti? E come farai ad andare avanti? Perché tu adesso c'hai una settantina d'anni. Poniamo che campi fino a 90 anni. Per 20 anni che fai? Continui ad andare avanti con 800 euro mensili, Cicciolina, Cicciolina bella? Beh, insomma, cari amici, non so se mi sono spiegato. Casomai non mi fossi spiegato, voi andate in libreria e comprate subito Il Marinaio dell'Antille, romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich. Ok, cari amici, ok, Cicciolina, Cicciolina bella. A tutti tanti cari saluti dal Marinaio delle Antille.